Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 2 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Liberi o impegnati, comunque felici. Qualunque sia la vostra condizione, liberi di rilassarvi, divertirvi, viaggiare, incontrare persone, oppure impegnati anche oggi col lavoro, siete comunque felici. Strano ma vero col malinconico Saturno piazzato nel vostro segno, ma la sua saggezza non rimane inutilizzata e in quelle poche settimane che lo avete come ospite vi sta già insegnando un sacco di cose, lezioni di filosofia e saggezza delle quali far tesoro. Bravi che lo seguite, imparando ad apprezzare della vita tutto ciò che vi regala, perché tutto in fondo ha un senso e una spiegazione che si scopre vivendo. Bella giornata per partecipare a un'escursione spericolata, confidando negli amici più esperti di voi, in grado di sostenervi e insegnarvi i primi rudimenti. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe inutili promesse e le speranze mal riposte. Chi ha dei buoni motivi di sospettare del proprio partner non attenda altro tempo per chiarire una situazione che potrebbe, con le lunghe, dare modo all'altro di giustificarsi. Bene in prospettiva le coppie che stanno insieme da tempo. Fate del bene, cercate il modo di aiutare chi è in difficoltà. Portate un sorriso, fate visita a qualche ammalato e donate a chi è in difficoltà. Vi sentirete diversi e in grado di abbracciare il mondo intero. Non ripensate a una vecchia questione d'amore, ormai il tempo avrebbe dovuto cancellare molte cose. Tra quelle buone e quelle cattive oggi è una giornata di notizie. Oggi fate tutto con estrema calma e pensate bene quello che dovrete fare dopo, Marte vi potrebbe creare qualche problema inducendovi a distrazione. Se trovare un tesoro porta molti amici, pensate che se il vostro tesoro è il vostro partner oggi dovreste prestare molta attenzione perché molti hanno messo gli occhi su di lui. Un'amica non molto sincera potrebbe crearvi dei danni. Siate cauti e muovetevi con destrezza. Ottime notizie con un Giove in aspetto favorevole, solo Marte e Mercurio possono eventualmente influenzare la vostra giornata rendendola leggermente nervosa. Ma passa presto. Primi segnali di un amore rinnovato, cercate di non strafare. Siate voi stessi, dimostratevi sempre all'altezza e intervenite al momento opportuno. A volte l'amore si serve di cose semplici. Notizie in arrivo, non è detto che siano positive. Un SMS ti renderà nervoso oltremodo e cercherai di distrarti per non pensare al contenuto. Mantieni la calma. Passerà. Per tutte, fascino in abbondanza. Cambierete idea su una questione importante grazie ai consigli di una persona di cui vi fidate e che stimate molto. Nel lavoro, senza incontrare difficoltà, potrete portare avanti i progetti che vi interessano. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Esordio del mese d'aprile che vi vede ancora sul podio dei segni vincitori delle fortune zodiacali. Per voi, dall'Olimpo di 12 corpi celesti, ben 9 dei, pianeti vi sorreggono. Uno è neutro in Leone. Ne mancano altri due che ci sono nel sistema solare, ma ancora gli astronomi non ne hanno individuato la collocazione. Sarà anche sabato, per giunta 1 grado aprile, giorno di tutte le beffe secondo la tradizione germanica dedicata al dio Loki, ma per voi, con la luna in sesta casa, minaccia di essere una giornata lavorativa come tante. E vi va bene così, perché questa posizione della bianca signora potrebbe anche segnalare un malessere, magari effetto dei bagordi del venerdì sera, ma questa consapevolezza non basterà a consolarvi. Amore ed Eros. L'amore corre sul filo del telefono, in rete, sui social o semplicemente sul mezzo di trasporto che vi sta portando al mare, il vostro grande amore, ora che la stagione si è aperta non rinunciate mai, neppure se piove. I guai incominciano quando dovere e piacere non collimano ma collidono,
Se avete altro da fare, il senso di colpa a metà giornata comincia a rosicchiare la mente e lo stomaco. In sintonia con la prossima domenica, festa della pace, la fate anche tra fratelli o ex compagni di scuola o di lavoro con i quali avevate avuto da ridire. Vorreste regnasse anche nel mondo, ma cominciate dal vostro cuore. Alcuni vostri sogni d'amore esaltanti sono sul punto di realizzarsi. Da parte vostra c'è tutto lo stato d'animo sereno, benefico, ideale per vivere al meglio quello che gli astri si aspettano da voi. E che è una volontà d'amare come mai avevate sperimentato prima. Momento particolarmente vibrante anche per chi non è più tanto giovane e si ritrova a respirare un'aria di primavera ideale che fa battere il cuore. I ragazzi del segno possono invece proiettarsi nelle storie con tutta la carica di romanticismo e di poesia che solo il segno dei Pesci è in grado di fornire loro. Mercurio, dio della giovinezza, è al loro fianco. Lavoro e denaro? Rinuncia a una scampagnata, una festa, uno spettacolo a causa di un impegno improrogabile di lavoro o un fastidioso malessere, se gli amici invitano in un posto dove gli animali non sono ammessi e voi avete da curare tutti i vostri cuccioli, va da sé che li vedrete partire con un sospiro, accontentandovi di foto e resoconti postumi, mentre voi cercherete di farvi passare quel fastidioso mal di stomaco che vi fa sentire stonati. Guai a contraddire il capo, ma a farlo può anche rappresentare un messaggio di personalità senza tuttavia voler pestare i piedi agli altri. Osare è un'opzione da tenere in conto, a volte lo dimenticate. Appena arrivati in ufficio siete già nella condizione di mostrare la vostra capacità di essere amabili e concilianti, riuscendo, con la vostra intelligenza, la pacatezza, l'equilibrio, a risolvere una piccola disputa tra colleghi. Vi distinguerete per essere praticamente indispensabili nell'ambiente di lavoro. Benessere. Per stare bene bisogna respirare aria pulita, fuggire dallo smog cittadino, il killer invisibile. Per tenervi in salute natura e moto il must, scarpinata e pedalata sempre, anche se, essendo Pesci, preferireste nuotare. Ma nulla vi vieta di farlo in piscina. Ma a quanto raccontano i meteorologi l'estate sarà vicina e molto lunga, il vostro grande fratello blu vi attende presto. Il transito di oggi avvantaggia il tuo lato più morbido, potresti voler stare vicino ai tuoi figli oggi o rimanere a casa dal lavoro. Puoi anche esplorare il lato morbido mentre sei al lavoro, ascoltando i tuoi collaboratori e mostrando loro che ti interessi. Per lei, lettura d'evasione. Ma anche nel cosiddetto romanzo psicologico o storico trovate uno spunto di riflessione, un'osservazione che vi colpisce, tratti del personaggio che inconsapevolmente parlano di voi. Onore a coloro che hanno inventato la scrittura. Per lui, domattina si parte all'alba per una gita, perciò stasera niente ballo né cinema, a nanna presto, giusto in tempo per farsi due coccole. Domani sarà una giornata faticosa, ma di sicuro appagante, sogni d'oro. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.